È andato benissimo perché c'è stato un salto di qualità ancora più forte rispetto alle edizioni precedenti. E per quanto riguarda i numeri, abbiamo avuto per quanto riguarda gli ingressi più 20%. Io non ritengo mai i numeri significativi perché a volte hanno un andamento anomalo, sono condizionati da diversi fattori. Però ecco, questo è il dato numerico. Invece quello che conta molto è la qualità che si è respirata, sia nell'aspetto estetico, come ci hanno detto tutti che sono rimasti meravigliati dalla grande qualità che si è vista nel padiglione, ma soprattutto degli eventi. Più di 90 eventi in 3 giorni, oltre 200 espositori in 13.000 metri quadrati e record di visitatori per la 24esima edizione di Tipicità, che si è appena conclusa a Fermo. Ospite d'eccezione dell'evento inaugurale l'economista americano Alan Friedman, al centro del convegno dedicato allo spazio nel mondo globale per il locale. Credo che le Marche è un esempio straordinario di una regione sottovalutata in Italia, in un'Italia che troppo spesso si autoflagella, e quindi è ora che le Marche abbia un sistema, un contatto e la possibilità di portare grandi prodotti e grandi talenti al mondo. A condurre gli interventi il caporedattore del TG5, Gioacchino Bonsignore. È il signor Friedman, che è un grande osservatore internazionale, che ha un punto di vista globale per il lavoro che fa e per l'autorevolezza che ha, e la interpreta, credo, nel modo giusto, come il local che diventa global, no? Mantenendo però l'identità straordinaria del Made in Italy, della qualità italiana. La sfida sta nella qualità, identità e tradizione, ha evidenziato il governatore delle Marche Ceriscioli tra gli ospiti istituzionali. Se noi ci confrontiamo con i mondi dell'agricoltura, della tipicità dei prodotti, ci dicono che la difficoltà e la sfida è tutta nel poter riconoscere il valore e la qualità di quello che viene fatto.